Buongiorno, sì, ecco così forse è meglio, c'è un po' più di luce, anche se oggi il tempo è proprio uggiosissimo. E allora, oggi è il 1º febbraio e sono le 11:38. Entriamo ufficialmente nel mio mese. Il 17 febbraio compirò 34 anni, quindi è il mese del mio compleanno. E anche l'ultimo mese che sto qua a Firenze e infatti ora vi dico i programmi che ho per questo mese. Allora, sto un po' di fretta, ma dai. Allora, calcolate che sono stata tutta la mattina qua davanti al computer, mi sono messa qua alle 7:15 quando è uscito il mio fidanzato, ho editato velocemente il video che voi vedrete oggi, l'ho già programmato per le 4 di oggi pomeriggio, e poi mi sono messa a lavorare e ho finito proprio pochi minuti fa e ho subito preso la videocamera per iniziare un nuovo vlog. Allora, oggi alle 13:15 vado in palestra e mi sono già preparata stamattina. Si vede il calzino di pile, ma tanto questo lo devo togliere. Mi sono messa i pantaloni della palestra, poi sotto, vabbè, ho il top e la maglietta a maniche corte. Mi sono messa questa felpa, perché pensavo di andare a fare un giretto prima di andare in palestra e partire tra poco. Infatti ora mi cambio i calzini perché non vado ovviamente con questi in pile in palestra e mi metto le scarpe, ecco, però mi devo mettere tipo una tuta sopra a questi pantaloni della palestra, perché io quando sto lì poi mi scoccio andare nei camerini a cambiarmi, cioè voglio fare proprio una cosa veloce, visto che a me non va mai di andare in palestra, meno ci metto e meglio è. Quindi entro, sono già pronta, mi cambio le scarpe, inizio a fare il corso, perché faccio solo corsi, non faccio sala pesi. Mi ricambio le scarpe, saluto tutti e vado via, senza perdere tempo nello spogliatoio. Tanto poi vengo a casa e mi faccio la doccia qua con tutte le mie cosine. E vabbè, niente, questo per dirvi che io quindi mi sono già messa i pantaloni, in modo che in macchina mi sfilo la tuta e già sotto a questi. E adesso io mi vorrei andare a fare proprio un giro, io non ce la faccio più a stare dentro casa. E vi dicevo, siccome questo è l'ultimo mese che passerò qua a Firenze e poi è anche il mese del mio compleanno, vorrei uscire di più, vorrei andare a visitare ancora i posti che mi manca da visitare, sì, proprio andare in giro tutti i giorni, ma non per negozi tipo come sto facendo adesso. Adesso vorrei andare a fare un giretto da Primark, al centro commerciale, che poi comunque sta abbastanza vicino alla mia palestra. Mentre poi per tutto il mese di febbraio vorrei proprio vivermi Firenze, farmi delle passeggiate belle in centro, andare a vedere le chiese, i musei che ancora non ho visto. Visto, provare tipo magari ogni giorno dei posticini diversi, delle cose da mangiare tipiche, insomma, questo è quello che vorrei fare per questo mese di febbraio. E non solo Firenze, vorrei girare anche altri posti che ancora mi mancano. Il mio fidanzato alcuni weekend sarà molto impegnato con lo studio, perché in questo mese ha anche degli esami di lavoro che lo impegnano molto, appunto, preparandosi precedentemente l'esame. E quindi io pensavo di andare da sola in un sacco di posti. Sono arrivata al centro commerciale e sto guardando la vetrina della Coin, che ha tutte le creme della Kiehl's. Io non ho mai provato niente di queste creme, ma so che c'è la crema contorno occhi all'avocado, che è fantastica. Ora voglio entrare un attimo alla Coin e vedere quanto costa. Il corner più spoglio della storia, e meno male che avevano anche il corner, perché gli altri brand che avevano le classiche mensoline a parete erano più forniti, quindi io non l'ho vista. Poi magari guarderò meglio su internet, perché la vorrei provare. Comunque, guardate dove sono arrivata, vado a fare un giretto. Siete bellissimi, ma non vi posso prendere. È un peccato però, perché mi piacciono tantissimo, sono proprio morbidi. Di solito questa lanetta fatta così rimane un po' stopposa, invece questa è veramente morbida. Solo che sto cercando di darmi un contegno per quanto riguarda gli acquisti a tema cartoni animati, perché
perché sennò mi trovo a girare per casa veramente vestita dalla testa ai piedi con pupazzetti, stampe colorate, un po' infantili. Comunque anche questi sono proprio carini. Poi c'è questo che io non lo so cosa sia, è una radice, è un cartone animato a radice, ma non l'ho mai visto questo cartone animato. Oh, come sono belle queste cose. E guardate questi con i trolls. Io ci giocavo quando ero piccola, ma non erano miei, erano dei miei fratelli quando erano piccoli loro, quindi proprio di un'altra generazione. E ce l'avevo con i capelli fucsia io. E ora sono tornati di moda. Vediamo gli altri. sì, tipo questo, quello che avevo io. Questo pigiama mi piace molto, solo che è in poliestere e quindi per me non va bene, cioè non mi piace dormire col poliestere. Poi vabbè, loro ti scrivono 50% poliestere riciclato, che vabbè è positiva come cosa, ma sempre poliestere rimane. Finalmente c'è qualcosa della carica dei 101 che è il mio cartone animato preferito perché proprio mi piace l'estetica, l'illustrazione, questi cani neri e bianchi, cioè mi piace proprio tanto, ma non trovo mai niente della carica dei 101. Questo è tutto fatto così, è un pigiama sia sopra che sotto, tutto con queste stampe, però c'è sempre il poliestere, credo. Amo questo pigiama che ha tutte le stampe di Friends e poi è questo, sì, è in poliestere, ma va bene perché è in pile, non lo metto per dormire. Mi piace tantissimo, lo prenderei, solo che odio quando ci mettono poi questi bordini così, che non è cotone. Questo al primo lavaggio fa tutti i pallini, si sente proprio che è di bassissima qualità e l'hanno messo praticamente sia nei polsini che qua sotto nel pantalone a mo' di jogger. Quindi a malincuore questo io non lo prendo, ma mi piace tantissimo. È proprio bello. Guardate che bella anche questa stampa, però ci hanno messo sempre il poliestere. Sono tutti pigiami. E poi anche quella là, quella è letteralmente la mia stampa. Cioè, guardate che bella. Si mette a fuoco. Aspettate. Eccola, guardate che bello, anche i pantaloni ci sono. E qui c'è un po' più di viscosa, però sempre un po' di poliestere. E l'anno scorso avevo preso qualcosa di simile qui da Primark e in realtà non mi ci trovo molto bene se c'è il poliestere dentro. Ma questi colorini, mamma mia, che belli! No, ma questi non li posso lasciare qui. Cioè, sono degli stickers piccolini. E guardate che bel rotolo grande per 2 euro. Ma questi li devo per forza prendere. Vengono a casa con me. Questa ogni volta che vengo da Primark la vedo e ogni volta sono tentata di prenderla, ma ce l'ho già una bottiglia termica, così. E in più questa è veramente infantile. Cioè, se avessi una figlia la prenderei. Però visto che non ce l'ho e non la posso prendere adesso così in anticipo. Poi l'hanno anche scontata a 3,40 euro, però cioè, poi non mi ci vedo andare in palestra con questa bottiglia, quindi la lascerò qua a malincuore. Allora, questo è molto carino, mi piace, verde bottiglia. Allora, di questo ho preso la S, ma è decisamente grande. C'era anche la XS, l'ho preso perché mi piace il colore e anche il filato è carino, solo che mi sa che non è in cotone, ora dopo controllo. Comunque no, questa è troppo grande. Allora, ho provato questa, peccato che mi sta troppo larga e è rimasta solamente la M, ma è in viscosa, stava tipo tra le offerte, costa 6 euro scontata. E è proprio carina, il problema è che sì, mi sta troppo larga e non lo so, no, così non mi piace.
Me la sono provata anche in quest'altro colore, ma di male in peggio, e non mi sta neanche bene come colore. E in più, sì, ecco, anche di questa c'era solamente la M, rimane troppo larga. Peccato perché mi piaceva, rimane morbida e è un bel tessuto. Il problema è che la M, la taglia che di solito porto io, è troppo grande per me. E c'è solo questa taglia, appunto. Questo bocciatissimo perché è in acrilico 100%. Poi ho preso questa da provare, ora la provo, ma non so, preferisco quella che mi sembra più carina, insomma, a costine. Questa è semplicemente una magliettina leggera in cotone. Vabbè, comunque ora la provo. Allora, vabbè, questa l'ho provata, niente di che, mi sta troppo lunga. E invece questa me la sono riprovata perché effettivamente mi piace. È viscosa e poi c'è un po' di nylon, ovviamente, che la rende elastica. Però questa poi lavandola e rilavandola si manterrà sempre così. Mi piace molto questo colore con il bianco. E ora vabbè, il seno non me lo fa perché effettivamente ho il top, quello da palestra, quindi non è imbottito. Però con un bel reggiseno, in realtà, questa è molto carina. Mi piace, la prendo. Costa 10 euro e ho preso la taglia più grande, la L. Allora, io sono appena uscita da Primark e entrata da H&M. Mi faccio un giretto qua tra i saldi e poi vado a casa. Mi sono comprata un po' di cose da Primark, non tantissime, da vestire solamente quel maglioncino che avete visto e che tra l'altro in cassa è passato anche scontato al 50%, quindi l'ho pagato 5 euro quel maglioncino in viscosa, ottimo. E ora mi faccio un giretto qua, poi vi faccio vedere tutto a casa. Allora, da H&M non ho trovato niente che mi interessasse, ma sono stata veramente poco, ho fatto proprio un giro velocissimo e ora voglio andare da OVS invece perché avevo visto dei maglioncini carini e voglio vedere se c'è ancora la taglia, quindi lì voglio andare subito, anche se è parecchio tardi, perché sto proprio strettissima con i tempi. Questo è il tonico che vi dicevo nello scorso video ed ho controllato adesso il prezzo, costa 14,90 euro, mi ero sbagliata io. E poi ho provato anche questa crema che è buonissima, ma in generale comunque vi consiglio proprio questa marca Giada con la Y e questa linea Radiance che è con la vitamina C e illumina veramente tanto la pelle. E questa crema invece costa 32 euro, ho guardato prima, anche mi è piaciuta tanto. E poi ho provato la mousse, questa qua sotto, quel gel, questo qua cos'è? Un gel detergente, non l'ho mai provato. E poi anche questi ve li consiglio, che sono i prodotti per capelli ricci. Io questi in realtà non l'ho mai provati perché vi ho detto utilizzo prodotti da supermercato, però ne ho sentito parlare molto bene, soprattutto per quelli ricci di capelli. Allora ho sbagliato, quello che vi avevo fatto vedere è un trattamento notte, in realtà è questa qui la crema che utilizzavo io in passato e veramente ve la consiglio, molto buona. E poi ora stavo guardando qua che ci sono anche il contorno occhi e varie cose. A me servirebbe il contorno occhi, però a questo punto mi sa che prendo direttamente quello della Kiehl's online. Allora, questo era il maglioncino che avevo visto da OVS, ma in realtà vi dirò che proprio non mi piace, indosso. È in lana, quindi è di qualità, è della marca Hybrid e infatti poi scontato costa 39,99 euro, non costa poco, però vabbè, lasciate stare che non ho il reggiseno, quello lì, cioè non ho il reggiseno imbottito, quindi non mi fa le forme, che comunque non ho, però non mi piace proprio. Neanche come mi sta il taglio. Ora ne ho presi altri due beige, me li provo, vediamo un po'. Allora, questo era carino come colore perché è panna e beigeolino, però no, non mi piace perché ha la cucitura della manica troppo, vedete, troppo larga, mi allarga ancora di più le spalle, che io ce l'ho comunque abbastanza larghe, quindi no, poi non mi piace neanche come cade, boh. Poi insomma, un po' ruvidino. Niente, provo quest'altro che ha le righe un pochettino più fine. Vediamo. Allora, questo qui in realtà proprio dal telefono non rende, però è quello che tra i tre
è quello più carino, quindi immaginatelo con un reggiseno un po' imbottito che mi faccia un po' di forme qua. Non mi dispiace perché rimane comunque un pochettino più corto. Però non so neanche quanto costa e che taglia sia, perché queste le taglie erano quelle rimaste disponibili. Allora, costa sempre 39,99, è sempre della hybrid, quindi è in lana e è LXL. quindi questi beh, sono più stretto rispetto agli altri che erano, boh, non lo so, S forse. Boh, non lo so, non. Per adesso lascio, poi per quel prezzo non mi fa così tanto impazzire da spenderci 40 euro, quindi niente. Questi maglioncini della Piombo sono proprio carini, questa è la nuova stagione, quella primaverile, infatti sono tutti in cotone e costano 29,95 euro, quindi sì, sono carini. In realtà a me della Piombo piace proprio tutto, rientra proprio nel mio stile, guardate che bello quel impermeabile così con la camicia sotto. Allora, questo giro di shopping, a parte Primark, è stato un po' un buco nell'acqua, perché in realtà ero venuta qua appositamente per quei maglioncini dell'OVS che avevo già visto e mi piacevano proprio come colori, solo che i tagli non, sì, i vari tagli che hanno non mi stanno bene. Poi in realtà all'OVS c'erano altre cose interessanti, solo che non ho abbastanza tempo adesso perché sono le 2:30 passate e devo tornare a casa. C'erano anche i saldi di Piombo, la marca quella un pochino più premium. Allora, salve, mi vedete in una nuova. Fatemi uscire un attimo. Ok, allora, calcolate che mi state vedendo guidare, non so per quanto mi vedrete guidare perché ho seri dubbi su questo cosino che serve per tenere il telefono. L'ho preso da Primark poco fa e aspettate che io non sono abituata a registrare video mentre guido e ovviamente la priorità ce l'ha la guida. Nulla, vediamo se con i vari dossi e buche che prenderò per andare a casa si staccherà o meno. Proviamoci. Comunque sono molto soddisfatta dello shopping che ho fatto da Primark perché non mi sono lasciata tentare da cose oggettivamente molto cute, tipo a tema cartoni animati, oppure anche proprio i pigiami con le stampe a fiorellini che veramente mi facevano impazzire, solo che purtroppo loro utilizzano un sacco il poliestere e lo scorso anno ve l'avevo anche fatti vedere in un video, avevo preso due pigiami e in realtà poi non li ho messi molto perché se non sono in puro cotone non mi trovo bene, quindi siccome loro utilizzano molto il poliestere, l'acrilico e in quei due pigiami che avevo comprato c'è, mi sono trovata a non utilizzarli e questa cosa mi dà fastidio perché se compro le cose poi le voglio utilizzare, altrimenti non le compro. E quindi niente, oggi avete visto quei bellissimi pigiamini con quei fiorellini, però li ho lasciati lì perché non sono fibre naturali e non me le sento bene addosso. E poi un'altra cosa che sto comprando molto meno, in realtà non ho comprato più nulla ultimamente, cose con stampe, con i cartoni animati, perché mi sono ritrovata a stare dentro casa con praticamente dalla testa ai piedi, pupazzetti, stampe un po' infantili e poi è brutto anche mixarle insieme, cioè veramente poi dopo viene una cozzaglia, quindi un conto è avere il pigiama, tipo adesso per esempio in queste notti sto usando il pigiama di Tom e Jerry e allora va bene lì, cioè un pigiama ok, ma se poi dopo inizi a mettere le pantofole di, non lo so, un altro cartone animato e la vestaglietta di un'altra cosa, cioè diventa una cozzaglia e quindi mi sto limitando. Anche se quei calzini peluciosi di SpongeBob erano meravigliosi.
Comunque io sono, tra poco sono arrivata a casa, oggi traderò in ritardo perché sono le 15 in punto adesso, però ecco sono arrivata, mi manca pochissimo, giusto qualche semaforo. E comunque avete visto, non sono andata in palestra oggi, ma posso dire a mia discolpa che sono arrivata veramente tardi lì al centro commerciale, quindi non avrebbe proprio avuto senso fare tutta una corsa, ripartire, andare in palestra. Me la sono presa con comodo oggi. Ora devo, ecco, c'era il rosso. Appena scatta l'arancione sto un po' lì lì, ma poi mi fermo perché poi ho paura che scatti subito il rosso. Che vi dicevo? Niente, che me la sono presa di relax oggi e in realtà dovrebbe andare così anche la serata. Il mio fidanzato oggi dovrebbe andare a cena con i suoi colleghi, e però non ho modo ancora di sapere se va, a che ora va, perché si è dimenticato il cellulare a casa e quindi non ho modo di sentirlo. Lo sentirò direttamente tra un'oretta e mezza quando tornerà a casa. Però se lui va, voglio uscire anch'io per conto mio e voglio andare ah, sì, al centro commerciale di nuovo. Voglio andare al cinema a vedere l'ultimo anime di Miyazaki, che poi dovrebbe essere proprio l'ultimo in assoluto. A me piacciono tantissimo i suoi anime, mi piace, quelli che mi piacciono di più sono il mio vicino Totoro e Kiki consegna a domicilio, sono proprio i miei anime del cuore e voglio andare a vedere quello. Non so bene a che ora ci sia, so che è da parecchio che è uscito, però ci dovrebbe ancora essere qua al cinema a Firenze. E poi uscita da lì vorrei andare alla cornetteria notturna, prendermi un bombolone con la crema e il cioccolato bianco dentro e il Kinder Bueno bianco mi ci faccio mettere sopra, cioè li potete scegliere voi. Sia come riempirli, vabbè, siccome è una cornetteria che è aperta solamente dalle 9 in poi la sera, mi sembra la serata perfetta per farmi questa seratina tra me. Bene, io sono arrivata, adesso corro a fare trading, gli acquisti non lo so quando ve li faccio vedere, ma tanto sono, cioè quel maglioncino che avete visto, più degli oggettini molto carini, ma magari ve li faccio vedere poi domani. Allora, aspettate che chiudo la porta qua in cucina, perché nel frattempo è tornato mio fidanzato e gli sto facendo un tè. Sono le 4:30 passate, mi metto qua davanti alla finestra perché inizia a essere un po' buio e se accendo la luce della cucina è tutto arancione, praticamente se registro con la videocamera diventa tutto arancione, con il telefono, diciamo, vabbè, ma a voi che vi importa? Niente, era semplicemente per dire che se invece registro con il telefono si vedono i colori un pochino più veritieri, però la qualità poi video è peggiore. Comunque sono molto contenta perché anche oggi ho portato a casa un profitto. C'è il bollitore che ora sta facendo un po' di rumore, spero che mi sentiate. Sapete che c'è? Apro la finestra e vado di fuori. Ho guardato un attimo se ci fossero i vicini. Ho portato a casa un profitto, è andata male anche oggi all'inizio perché ho preso delle operazioni che mi sono andate tutte in perdita, però il prezzo poi è andato nella direzione che avevo preventivato, solo che prima mi è andata a prendere le perdite, come ieri, esattamente la stessa cosa. E poi piano piano ho recuperato, dopo vi faccio vedere, 78 euro, boh, non mi ricordo mai la cifra precisa, comunque leggermente sotto gli 80 euro, ottimo, sono molto contenta, ve l'ho detto che sono tipo le 4:30 passate, io non ho ancora pranzato, ho molta fame, infatti ora ci beviamo due tè e io mi sa che mi faccio i pancakes perché stamattina avevamo fatto i pancakes, ho l'impasto pronto, però ne avevamo preparati solamente due in padella che ci siamo mangiati e i pancakes comunque io ultimamente li sto facendo solamente con il latte e la farina, non ci metto l'uovo in modo che possiamo mangiarli più spesso. Ogni tanto guardo se ci sono i vicini.
E nulla, adesso io mi devo un attimino riprendere perché avete visto da quando sono tornata a casa mi sono messa lì davanti al computer e sono rimasta lì fino adesso. E quindi adesso me la prendo un pochino di pausa e ci sentiamo più tardi. Il mio fidanzato non ho capito bene che deve fare, mi sa che non esce. Non posso andare al cinema. A lui perché non gli va di andare a vedere quel film? Ha detto che, cioè no, ha detto che forse per lui è noioso perché la mia amica, quella di Milano, ha detto che è molto onirico. Non lo so, vabbè, probabilmente voi l'avrete visto. E è molto poetico, ecco, ha detto così. E forse non fa per il mio fidanzato. Ho bisogno di distendermi un po' sul divano e cazzeggiare. Ci sentiamo dopo, ciao. Allora, vi faccio vedere velocemente mentre aspetto che si cuocia il pancake. Me ne sono già mangiato uno con il prosciutto crudo e la crema di tartufo. E vedete, 76 euro. Però prima mi ha preso questi stop, poi sono piano piano riuscita a recuperarli e poi alla fine sono riuscita anche a fare un profitto. Questa è la cenetta di stasera, il salmone che avevo comprato ieri, poi alla fine ieri sera non l'avevo più fatto e era un unico trancio, quindi si è un po' spappolato dividendolo a metà e poi la valeriana, molto semplice stasera. Come potete vedere, sia io che il mio fidanzato non siamo usciti, stiamo qua a casa. È pronto? E vabbè, al cinema ci vado comunque un'altra sera da sola, anche se lui sta a casa non è un problema, però stasera, visto che non usciva, sono rimasta a casa anch'io. E nulla, niente cornetteria notturna. Va bene, vi saluto.